Non solo sport. Ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle 11:15 alle 13 su PRL con Marco Pantusa. In redazione Francesco Oliverio. E ci siamo riusciti a collegarci con un giornalista calabrese, giornalista della Gazzetta dello Sport e di Esperia TV, Gino Saporito, Gigi Saporito, come lo vogliamo chiamare, io lo chiamo come Gigi volete. Saporito. Buongiorno a te, Gigi. È stato sicuramente tutto a posto, è stato sicuramente un bel risveglio per te stamattina a Crotone dopo la vittoria di ieri. Ma non solo per me, un po' diciamo per io dico per tutta la Calabria, va, perché dobbiamo andare fieri di avere una squadra, ora che sia di Crotone, negli anni passati abbiamo avuto la Regina, il Catanzaro, abbiamo fatto sempre il tifo per le squadre calabresi, non vedo perché adesso debba essere differente, deve essere come dire circoscritto e ghettizzato. Sì, ai crotonesi fa piacere, ma penso faccia piacere ai cosentini, faccia piacere anche a tutto il resto della Calabria, ai catanzaresi, ai reggini, che forse anche in questo momento stanno vivendo un momento decisamente negativo dalle loro parti, però sapere che c'è una squadra che lotta, una squadra calabrese che lotta per andare in Serie A, insomma, diciamo che il piacere è per tutti, non solo per i crotonesi. La vittoria di Lanciano, ieri la vittoria di Lanciano 1-0, il gol di Bernardeschi, un altro diamante che arriva da questi settori giovanili nazionali. E a conclusione di questa magnifica serata, alla fine di questa magnifica serata, il gol di Florenzi a Roma, che dedica e ricorda con passione l'esperienza crotonese. Sì, diciamo che rischiamo di essere retorici, perché ormai Crotone è identificata, inquadrata e bollata come la società che praticamente fa crescere i giovani, li fa maturare, perché qui c'è un'isola felice, qui i giocatori pensano a fare i giocatori, pensano a concentrarsi su quello che deve essere la loro attività, forse qualcuno non sarà d'accordo, ma a Crotone non ci sono gli svaghi che ci sono nelle grandi città, non c'è l'Hollywood, non ci sono altri locali notturni, per cui alla fine il giocatore chiaramente mette giù la testa, pedala come faceva Florenzi, io me lo ricordo, arrivava all'1 allo stadio, se ne andava alle 6, era il primo ad entrare, il primo ad uscire. Chiaramente sulla scia di Florenzi, un po' tutti quanti quelli che sono arrivati adesso, parlo di Bernardeschi chiaramente, che è quello che ormai sta brillando di più, come dicevi prima tu, ma dietro ci sono giocatori come Cataldi, 94, campione d'Italia con la Primavera, c'è un Dezzi attenzionato un po' da tutti e che il Napoli conterà di portarsi a casa quanto prima, senza parlare di Crisetti, anche se ieri era squalificato, e poi ci sono giocatori di proprietà del Crotone, uno su tutti Mazzotte, che sicuramente è un tesoretto del Crotone, è un giocatore che sulla fascia sinistra sinceramente fa la differenza in questo campionato di Serie B, e quando viene affiancato a un giocatore con il quale riesce a fare una catena di assoluto valore come Bidovì in questo caso, allora ecco che praticamente il Crotone trae appunto dal lavoro sulle fasce il massimo della concretezza. D'altronde fare tanti gol, mi pare che sia la seconda squadra che ha segnato di più in campionato, ed essere terzi in classifica a un punto dalla seconda, insomma, vuol dire che c'è qualcosa. Non di meno c'è la mano del tecnico, che stamattina si è preso i complimenti praticamente da tutti i quotidiani sportivi nazionali e non. E anche questa è una scoperta del duo Vrenna-Ursino, anche Drago è una scoperta, sì, di questa meravigliosa città che sta dando molto negli anni al calcio calabrese. Hai fatto bene tu a ricordarlo. Ma io, prima di salutarti, Gigi, volevo fare un po' di conti. 32esima giornata, si riparte. Il Crotone ha una possibilità in più, credo, quella di giocare alle 12:30, anche se giocare alle 12:30 a Crotone significa giocare col caldo. Possibilità tanto quanto. L'unica possibilità è di sapere i risultati delle altre che giocheranno sabato pomeriggio, ma questo lascia il tempo che trova. E poi 11 giornate al termine, guardando ultima giornata, ho sbirciato un po', c'è Palermo-Crotone. C'è un Palermo-Crotone dove i giochi potrebbero essere già fatti, però sappiamo tutti che non bisogna guardare. Io, se io fossi Draghi in questo momento, ti direi il 31 maggio lasciamolo lì dov'è, pensiamo a domenica che abbiamo questa gara con la Ternana, a un orario un po' insolito, per giunta cambierà l'orario, è vero che forse magari farà un po' caldo, in questo momento veramente a Crotone fa un po' freddo, c'è un po' di tramontana e crediamo sarà così fino a domenica. Cambia l'orario, quindi una sveglia un po' particolare, un'ora prima, cioè saranno le 11:30 in definitiva, non saranno le 12:30, sono le 11:30 la partita,
Alla fine praticamente all'avere il vantaggio degli altri risultati è molto relativo, perché chiaramente mancano ancora 11 gare alla fine, 33 punti sono un'eternità, sono tantissimi, potrebbe succedere ancora di tutto. È chiaro che Drago e i suoi devono sfruttare questa situazione, cioè sfruttare il fattore campo, cercare di tornare alla vittoria, cosa che non è successo col Bari. Sta facendo benissimo ultimamente nelle ultime due trasferte, vittoria a Reggio, vittoria a Lanciano. È un Crotone che la storia ci dice che nel girone di ritorno vola. Crediamo che, speriamo tutti che si possa confermare questa teoria anche in questa stagione. E lo speriamo tutti, ma in ultimo, quanto ci crede la città? La città, io devo dire una cosa, perché se dovessi andare a contare gli spettatori che vengono allo stadio sono un po' deluso, però faccio due conti. Se ieri a Palermo, prima in classifica, c'erano 6.000 spettatori, una città che ne fa 600.000, equivale l'1% della popolazione, faccio lo 0,1%, io con i numeri non sono tanto bravo. Crotone di norma ne fa 4.500-5.000, su una città che fa 50.000 spettatori è il 10% della popolazione. È normale che tutti avrebbero voglia e piacere di vedere uno stadio pieno, però sappiamo come la televisione levi i spettatori, come gli orari, il sabato pomeriggio sappiamo che non favorisce molta gente che magari lavora, che lavora nei negozi, ha delle attività commerciali, a lasciare il proprio lavoro per venire allo stadio. Diciamo che ne soffre tutta la Serie B, non solo Crotone, non solo Palermo e non solo. L'unica cosa in controtendenza che si vede è questo Bari che è fallito. Diciamolo tranquillamente, i tifosi baresi si sono levati dalle scatole la famiglia Matarrese dopo 37 anni, e ieri c'erano 20.000 persone allo stadio, anche se era una notturna, però c'erano 20.000 persone allo stadio. Non sono i numeri di Crotone, perché Crotone non è Bari, però che dico, magari un 6-7.000 persone farebbe piacere vederli domenica. E io sono convinto che ci saranno queste 6-7.000 persone, soprattutto se non arriva il caldo del mare che porta molte persone ad andare sulla spiaggia. Io Gigi ti ringrazio, sicuramente da qua alla fine del campionato ti disturberò di nuovo per parlare di Crotone, non solo di Crotone ma di tutto quello che è la Serie B nazionale. Ciao Buona Gigi. Buona giornata, tante belle cose, arrivederci. E salutiamo Luigi Saporito, lo ricordo ancora, giornalista della Gazzetta dello Sport e di Esperia TV. E dopo questa intervista, per raccontarvi questa meravigliosa squadra chiamata Crotone, che ricordo ancora è a un solo punto dalla Serie A diretta, perché la classifica racconta queste squadre: Palermo 60, Empoli 50, Trapani e Crotone 49, quindi in piena zona playoff, ma ancora di più ad un solo punto dalla Serie A diretta. E con questa ultima parte dedicata alla Serie B, con l'intervista di Luigi Saporito, ridò la linea alla regia.